A un nuovo appuntamento con il mio canale Twitch, con una diretta particolarmente attesa, quella di questa sera. Naturalmente, per coloro che non possono vedere la diretta, c'è la possibilità di guardare, riguardare la puntata di questa sera in replica su YouTube, iscrivendomi naturalmente al mio canale Cristiano Ruiu TV, che si chiama esattamente come quello di Twitch dove state guardando questa live. Intanto benvenuti a tutti, ricordatevi se volete iscrivervi al canale YouTube è facilissimo, basta cliccare sul tasto con il like a destra del vostro teleschermo e potrete così iscrivervi al canale YouTube. Se volete attivare la campanella, esattamente come per quanto riguarda Twitch, avete la possibilità di farlo e sarete allertati ogni qualvolta, se vi interessa, che ci sarà un video in pubblicazione. A questo proposito, vi annuncio già che nei prossimi giorni, nelle prossime ore, visto che tantissimi mi hanno chiesto una risposta, una mia presa di posizione sulle dimissioni di Gianluca D'Avanzo dal CDA del Milan, ecco, se volete, tra qualche ora pubblicheremo un video realizzato proprio su questo tema. Un saluto a Beat Bruce, grande più uno. Che senso più uno? A proposito di più uno e più due, volevo vedere cosa sta facendo l'Atletico Madrid, perché avevo lasciato la partita del Villamarín al 91esimo minuto e il risultato era quello di 1-1. Ed è finita 1-1, quindi l'Atletico Madrid si fa rimontare 3-2 punti dai cugini è lo shortcut del pollice in su, pensavo funzionasse qui anche su Twitch. No, 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 abbiamo letto più uno, perfetto, comunque è tutto chiaro. Dicevo che l'Atletico Madrid, visto che noi come sapete ci occupiamo anche della Liga, bravissima Maria. Sì, ho cominciato un po' prima la live questa sera, adesso vi spiego il motivo. Dicevo che rapidamente sulla Liga l'Atletico Madrid ha pareggiato in casa del Betis al Benito Villamarín e dunque si è fatto rimontare altri 2 punti. Ciao Mario, dal Real Madrid che ha vinto il classico ieri sera contro il Barça, ha guadagnato un punto sul Barça, ma adesso la Liga è davvero spettacolare perché nello spazio di 2 punti ci sono Atletico Madrid primo, a 1 punto di distanza il Real e a 1 punto il Barcellona, davvero una liga molto 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 appassionante. In questo rush finale si devono affrontare ancora Atletico e Barcellona, mentre il derby di Madrid e il Classico sono già state disputate. Poi parleremo magari anche, se volete, della Liga, visto che so che ci sono tanti appassionati all'ascolto. Dicevo, ho cominciato qualche minuto prima, avevamo identificato come orario d'inizio di questa live le ore 23, ma siccome lo vedete nel titolo, e potevate anche immaginarvelo, il tema principale della live di oggi sarà sicuramente la vicenda del cartellino rosso a Zlatan Ibrahimovic, con le polemiche che ne sono scaturite, in retroscena, gli audio registrati che hanno provato a svelare il mistero di questa espulsione di Ibrahimovic. Noi l'abbiamo commentata ieri in diretta durante la live qua su Cristiano Ruiu TV e questa sera la Liga appassionante, esatto. Sì, l'abbiamo commentata insieme qua su Cristiano Ruiu TV in live e diciamo che in presa diretta non ci avevamo capito praticamente nulla di quello che era successo. Abbiamo visto l'immagine che staccava con Kessié, che portava via Ibrahimovic per calmarlo. Poi abbiamo visto nelle immagini registrate dell'espulsione da parte dell'arbitro Maresca, si è capito che si sono detti qualcosa, non si era capito assolutamente che cosa fosse successo. E io sono partito da lì con la mia analisi, poi ne parleremo, ma quello che faremo, ed è il motivo per cui ho anticipato leggermente l'inizio della live, è che ci collegheremo con l'amico Luca Marelli, che avevamo introdotto, avevamo ospitato così in maniera scherzosa, giocosa l'altra sera in live, e gli ho chiesto il favore, la cortesia. Lui, sempre super disponibile, molto gentile, ci ha concesso questo intervento telefonico per cercare di capire di più, non tanto che cosa sia successo, perché ovviamente Luca Marelli, che è un grande conoscitore del mondo arbitrale, dei regolamenti e anche delle dinamiche, ci potrà aiutare a capire che cosa è successo in campo, ma né lui né nessuno, che non siano Ibrahimovic o l'arbitro Maresca, sanno esattamente
il contenuto, che cosa si sono detti e che cosa hanno capito in questo colloquio, in questo alterco, in questa discussione, chiamatela come volete, in campo. Io, grazie Mario dei complimenti, buonasera a Gioppa, Eren, chiamiamo Luca Marelli per parlare del rosso a Ibrahimovic. Un saluto a Tramon Vigno, nostro grande abbonatone. Un saluto a Secera Nedved, ehi, eccolo qua. Dopo parleremo anche della vicenda di Ronaldo e della maglia, Eren, però ovviamente diamo preminenza e precedenza ai temi legati al Milan, e quindi introdurremo soprattutto questo discorso relativo intanto alla bella vittoria del Milan a Parma, molto importante, anzi fondamentale, perché poi oggi purtroppo per il Milan hanno vinto tutte le altre dirette concorrenti nella zona Champions, ha vinto la Juve, ha vinto l'Atalanta questa sera, ha vinto la Roma, ha vinto la Lazio all'ultimo minuto a Verona, ha vinto il Napoli, e quindi sarebbe stato veramente un problema non portare a casa i tre punti a Parma. Milan che mantiene con una giornata in meno il distacco immutato, però la dimostrazione è che nessuna delle altre molla, tutte vogliono entrare in Champions League, quindi sarà dura fino alla fine, e aumenta per questo motivo il rammarico per i due punti persi contro la Sampdoria, ma non ci si può fare nulla ormai, naturalmente. Una sera Gioppa mi chiede se Gazzidis resta se andiamo in Champions, ma io credo che vincolare la permanenza di Gazzidis al risultato sportivo sia sbagliato. Gazzidis ha dimostrato di aver sbagliato tutto dal punto di vista sportivo e tutto dal punto di vista della gestione economico-finanziaria, quindi la valutazione certo di Gazzidis non dipende se Milan entrerà o meno in Champions. Non ci dimentichiamo che per Gazzidis il progetto già in essere da quest'anno doveva essere quello di Ragnik, no Ibra, no Pioli, no Maldini, no Boban, che infatti l'ha licenziato, quindi non vedo nel caso il merito di Gazzidis. Leo Quarto dice: perché Ravezzani diceva bastardo invece per Rebic diceva che aveva insultato la mamma di Pasqua? No, attenzione, io ho seguito in questi giorni, buonasera intanto a May Norn, saluti, buonasera io 111, ho visto anch'io stasera Vlahovic, sono d'accordo con te Tramon Vigno, è solo un 2000, adesso poi è in fiducia e sembra davvero che gli possa riuscire di tutto, purtroppo per lui predica un po' nel deserto, perché ho visto veramente un po' in difficoltà la Fiorentina. Simpatico Maynorn che scrive: Gazzidis e Vercellone, che è responsabile della comunicazione, migliori acquisti della stagione, facendo un'analogia con Fassone e Mirabelli, il famoso infelice striscione della curva in quell'estate 2017. Buonasera Only Play, dobbiamo stare attenti a come parliamo, che sennò Maresca spelle anche noi. Buonasera Lasto 54. Dicevo che ho seguito molto bene questo nuovo stadio. Il punto è questo: la prima interpretazione, che tra l'altro è stata corroborata anche dall'intervento di Luca Marelli, tra poco lo chiameremo al telefono così sentiremo anche da lui, se non ho capito male ieri sera era stata quella secondo la quale c'era il è uscito un audio nel quale si sentiva in maniera abbastanza distinta che Ibrahimovic aveva detto strano è, e l'ipotesi era che a distanza Maresca avesse capito quello strano è, avesse interpretato come un sei un bastardo, questa era la frase tra virgolette che avrebbe capito Maresca, motivo per cui avrebbe espulso Zlatan Ibrahimovic. In realtà oggi poi è uscito un audio un po' più completo in cui si sente anche che Ibrahimovic dica a Maresca vai a casa, oppure se stavi a casa è meglio, insomma è chiaro che non c'era soltanto quello strano è detto da Ibrahimovic all'arbitro. Quello che dico io, dopodiché ringraziamo e chiamiamo in diretta il nostro amico Luca Marelli, quello che dico io è che al di là di quello che effettivamente Ibrahimovic ha detto, al di là di quello che effettivamente l'arbitro Maresca ha capito, e al di là dell'aspetto, se vogliamo, caratteriale dell'arbitro Maresca, che abbiamo capito o intuito essere un po' permaloso, al di là di tutto questo, io dico che quando stai vincendo 2-0 e sei il capitano, il leader, il trascinatore della squadra, l'unica cosa che deve importare per te è portare a casa i tre punti. Stai vincendo 2-0, siamo al 60esimo, la partita è incanalata perfettamente sui binari rossoneri, c'è stato un fallo o due falli o tre falli a metà campo, una partita tranquilla, senza particolare asperità e senza neanche grande animosità col Parma che nel secondo tempo partiva da 0-2, e già a grosse difficoltà il Parma, partendo da 0-2, ne aveva ancora di più. Che bisogno c'era di... Io ho visto le immagini e al di là di quello che si sono detti, ho visto che
Il dialogo tra Ibra e Maresca è durato per 30 secondi, con degli stop, dei distanziamenti, mentre intanto la partita andava avanti e lui fischiava i falli per i giocatori del Milan. E io dico che nel caso specifico fallo su Çalhanoğlu. Ma che bisogno c'era di polemizzare, di parlare con l'arbitro, rischiando anche magari di non prendere un rosso, ma di prendere un giallo in quel momento della partita? Soprattutto un giocatore dell'esperienza di Zlatan Ibrahimovic, che purtroppo in questo momento della stagione, nella zona primaverile, diciamo così, non è la prima volta che incappa in questo tipo di infortuni. Io non mi ricordo un'espulsione di Ibrahimovic per un fallo violento, una reazione violenta. No, sempre per queste, passatemi il termine, cazzate. E evito il periodo precedente, rimango soltanto al periodo milanista. La manata a Rossi del Bari, la polemica col guardaline di Firenze dopo che rientra appunto dopo la squalifica di Rossi, e poi l'anno successivo la manata ad Aronica, insomma tutti quest'anno la sceneggiata con Lukaku, tutte cose che sono evitabilissime, nelle quali ogni tanto Ibra ci casca. Io adesso, prima di chiamare Luca Marelli, ringrazio, come facciamo sempre all'inizio di ogni diretta, tutti i nostri abbonati, che sono sempre numerosi: Ario 111, il Gaucho 90, Maynorn, Live Lamps TV, Alfredotto, Pedritos, Gio Patra, Monvigno, Giacomo Baggiolo, Diegao, Antonietta e The Wolf of Milan, Draxler, Miguelito Duan, Marcone Zlatan, Daniel Ox, Giallo 22, Lippo 88, Mario Rox 11, Virus 274 e Sotto Palla. I nostri abbonati, vi ricordo, se volete abbonarvi potete farlo direttamente qua su Twitch pagando la sub, oppure potete approfittare dell'offerta che fa Amazon Prime associando il vostro canale Twitch con il vostro profilo Twitch con quello di Amazon Prime. Potete ottenere una sub gratuita per il vostro mese, e quindi vi consiglio di farlo. Intanto rapidamente ancora due messaggi. Io starei attento prima che si riveli l'ennesimo fan prodigio che poi sparisce nel nulla. Ti riferisci a Vlahovic? Sicuramente adesso sta andando molto forte, bisogna vedere anche il momento no degli attaccanti, non solo il momento sì. Elliot, quanto budget metterà a disposizione in caso di Champions? Ci arriva 200 milioni, ma quando mai Rispoli 95? Elliot ha già un passivo da ripianare di 200 milioni di lire, infatti dice Maynorn, ma questo bisogna tenerne conto. Mario dice: alla prossima live scadrà il mio abbonamento, ma sicuramente lo rinnoverò. Certo, ci mancherebbe altro, non puoi mancare. E allora adesso, se avete un attimo di pazienza, provo a collegarmi telefonicamente con il nostro amico Luca Marelli, così mi dite anche se sentite bene la sua voce. Eccoci qua, siamo in diretta, Luca, siamo in diretta. Perfetto, grazie, lo so che ci segui, grazie, perché ti ringrazio particolarmente, perché so che insomma alla fine della giornata di campionato svolgi gran parte del tuo lavoro, che è un lavoro di analisi, di raccolta dei dati e soprattutto poi di pubblicazione dei video e delle tue riflessioni su la giornata di campionato, anche se è stata abbastanza tranquilla come giornata di campionato, no? Dal punto di vista arbitrale non ci sono state cose grosse, o sbaglio? No, oggi è una buonissima giornata, no, veramente a Boggia, qualche episodio da rivedere, qualche problemino sull'utilizzo del VAR, però va bene, per il resto, nel complesso è una giornata molto positiva, bene così. Ti salutano intanto i nostri follower, ti danno il bentornato nella nostra chat, perché ormai sei un abitué, praticamente ci sei sempre stato negli ultimi giorni. No, intanto mi scuso, ti ringrazio per aver approfittato della tua gentilezza, gratuitamente naturalmente. Intanto Virus 274 dice: Marelli è molto rilassato al telefono, ci piace, quindi ti fanno i complimenti. No, volevo chiederti, io ho seguito sia la tua analisi ieri in presa diretta a cui studia voi stadio, e come ti ho anche scritto in privato mi ha un po' stupito, perché da quello che ho percepito io, ma posso naturalmente aver sbagliato, mi è sembrato quasi che nella tua ricostruzione, figlia dell'audio che è stato pubblicato ieri praticamente a fine partita, dessi un grande spazio alla possibilità che Maresca abbia interpretato male la frase di Ibrahimovic, e che quindi addirittura ci possa essere un ravvedimento da parte di Maresca sul referto, e quindi uno storico cambiamento nella decisione,
con conseguente annullamento della squalifica. Questo mi era sembrato di percepire dalla tua prima analisi ieri sera in diretta. Ho sbagliato? No, assolutamente, ma sai, ieri sera avevamo a che fare, tu lo sai molto meglio di me quanto è difficile commentare in diretta o nell'immediatezza, no? Sì. Ieri sera avevamo un certo numero di informazioni e sulla base di quelle informazioni ci si esprime. Certo. Poi oggi sono uscite quante interpretazioni dell'audio? 10, 20, sì, 20, sì, 20, sì, 20, sì. 20. Cioè, si è detto di tutto e il contrario di tutto. Allora, a questo punto bisogna semplicemente aspettare, vediamo che cosa scriverà Maresca nel rapporto. Martedì pomeriggio, anzi martedì verso mezzogiorno, avremo la decisione del giudice sportivo e poi vedremo di capire che cosa è successo. Anche perché non vi aspettate che di leggere qualificato Ibrahimovic perché ha detto la frase. Se Ibrahimovic prenderà due giornate, vorrà dire che Maresca ha malinteso quello che gli è stato detto alla fine da Ibrahimovic. Se invece sarà una sola giornata, probabilmente Maresca non ha sentito parole particolarmente offensive, ma lo ha espulso per il comportamento che si è prolungato per troppo tempo. Vediamo, io sono dell'idea che ci sia stato un equivoco, anzi non un equivoco, che Maresca abbia equivocato quello che ha percepito, però posso sbagliarmi, cioè è una mia impressione ovviamente. Intanto chiedo gentilmente di bloccare immediatamente Gino il commentatore e Simonesqua che evidentemente decidono di divertirsi scrivendo le loro cavolate sulla nostra chat. Noi li banniamo immediatamente, li escludiamo dalla possibilità di intervenire sul nostro canale Twitch. Come sempre c'è qualcuno che prova a rovinare il nostro clima di confronto, di dialogo sereno, in cui si può parlare di calcio, si può tifare pro, si può tifare contro, ma è sempre importante avere misure educazione. Naturalmente mi dissocio con quello che stanno scrivendo sia Gino il commentatore sia Simonesqua e chiedo gentilmente di bannarli. Perfetto. Niente di grave, o meglio, niente di grave per noi, molto grave per loro che continueranno a condurre una vita meschina. Volevo chiederti questo, Luca. Siccome io credo che in generale questi audio siano sempre fuorvianti, soprattutto analizzati così a spizzichi e bocconi, soprattutto analizzati senza poi avere la certezza che ci sia tutto, no? Valeva anche questo per il famoso scontro Ibra-Lukaku. Quanto tempo siamo stati a parlare di che cosa ha detto Ibrahimovic, ha detto Donkey, ha detto Monkey, eccetera, eccetera. Quindi secondo me è veramente sempre molto fuorviante e in qualche modo forse, poi lo chiedo a te, complica un po' anche il lavoro degli arbitri che devono stendere il referto, e anche se lo fanno prima di aver ascoltato tutte queste cose, e poi di chi deve giudicare. Però quello che ti voglio chiedere io, guardando invece le immagini, cioè visivamente, che impressione hai avuto tu del dialogo tra Ibrahimovic e Maresca? Perché io ti dico quello che ho avuto io. Io ho avuto l'impressione di un dialogo abbastanza sereno, ma molto prolungato, o meglio, molto prolungato se consideriamo il tema. Ergo, se tu stai parlando di un calcio di rigore negato, di un gol negato, vai avanti a protestare anche magari per diversi minuti, ti sarà capitato milioni di volte. Però su un fallo a metà campo, andare avanti a parlare così tanto tempo, mi è sembrato un po' anomalo. Tu dalle immagini che cosa hai percepito? No, sono d'accordo con te, probabilmente l'ha un po' tirato fuori, via, diciamo così, perché sai bene, no, che ci sono alcune persone che ogni tanto si divertono, non si divertono, però hanno questo malvezzo di voler sempre avere l'ultima parola, no? Ma a un certo punto arrivi che dici, ma vattene, hai capito cosa voglio dire? No? In campo chiaramente non può farlo un altro, ci mancherebbe. Solamente che alla fine può essere successo che Maresca, esasperato dal continuo ribattere di Ibrahimovic, cioè, ti senti, sai che c'è, che vai a farti la doccia, così almeno ci vediamo il problema. Poi vediamo. Anche perché il tema poteva essere soltanto, io credo che ci sia stato un fallo brutto di Kučka, dove probabilmente aveva ragione Ibrahimovic, andava estratto il cartellino giallo, credo. Io quando Ibra si è rialzato dopo aver preso quella brutta entrata di Kučka, che siamo sappiamo che è uno che non ci va tanto per il sottile,
Dopo io ho visto come si è rialzato Ibrahimovic, lo sguardo di Ibrahimovic, e ho temuto già il peggio. Dopo un minuto è stato espulso. Quindi il tema del contendere poteva essere soltanto quei due interventi fallosi, non altro, insomma. Erano due contatti sui quali si può fischiare, ma anche se non fischi, se non si fischia va bene lo stesso. Cioè, noi ci lamentiamo tanto spesso del fatto che in Italia ci sono troppi falli e poi dopo ci si lamenta per questi contattini. Cioè, mi sembra un po' eccessivo. Tra l'altro, ieri sera, ti dirò la verità, a me Maresca quest'anno non mi sta impressionando. L'anno scorso ha chiuso una stagione eccezionale, veramente eccezionale l'anno scorso. Quest'anno è iniziato male, purtroppo ci sono queste stagioni che iniziano male e finiscono peggio. Succede ai calciatori, figurati agli arbitri, sono esseri umani. Tu pensa per esempio a Romagnoli, no? Per fare un Sì. esempio vicino a voi. Questa è una stagione un po' disgraziata per Romagnoli, a livello tecnico, a livello anche atletico, a livello di infortuni e anche di errori. Può capitare. Vedrai che l'anno prossimo, ovunque gli farà il campionato al suo livello, cioè quello dell'anno scorso. L'anno scorso la parte finale del campionato di Romagnoli è stata, secondo me, eccezionale. Però quest'anno è entrato una stagione così, è entrato male, Anche prova a l'anno prima, metterti. Luca con Gattuso, lui aveva fatto molto molto bene in coppia con Musacchio, eh. Con Gattuso ha fatto una Esatto. stagione, secondo me, ancora meglio dell'anno scorso. Sì, sono d'accordo. Perciò, vedi, ecco, una cosa che vorrei evitare, un aspetto a cui tengo molto. Io non ne posso più delle etichette. Cioè, si dice Maresca permaloso, ma chi l'ha detto? Ma voi lo conoscete Maresca per dire che è permaloso? Ma mi hai rubato la domanda successiva che avrei voluto farti. Te la faccio così, poi ti faccio proseguire. No, la domanda era, al di là dell'episodio, quindi cerchiamo di rendere avulso l'episodio di ieri. Siccome noi sicuramente non lo conosciamo, e oltretutto, a differenza dei calciatori, degli allenatori, dei presidenti, che parlano, comunicano, e quindi la gente si può fare anche un'idea sul loro carattere, sul loro modo di essere, anche se è un'idea magari superficiale. Questo per gli arbitri non vale. È veramente difficile farselo, perché la possibilità di conoscerli attraverso i media è molto più difficile per le persone. Però è partita questa etichetta, che probabilmente generata anche dall'episodio con Conte, no? Di quest'anno, di Maresca. Maresca è permaloso. Ecco, non so se tu lo conosci personalmente, o sicuramente hai rapporti con chi lo conosce personalmente. Ci puoi descrivere com'è Maresca? Non togliamo l'etichetta del permaloso, ma com'è Maresca? Guarda, Maresca è un arbitro come tanti, cioè quello che voglio dire è che tu mi conosci ormai, sai che a me piace ridere e scherzare, mi piace anche prendermi in giro, Certo. e sai che non sono permaloso, o meglio, come un po' tutti lo siamo, però quello che mi caratterizza è che davanti a osservazioni fuori dal mondo, tipo, non so, la sudditanza psicologica, i favori arbitrali, la permalosità degli arbitri, non è che esce la mia permalosità, semplicemente mi incazzo, perché non se ne può più di queste etichette. Mi ricordi cosa diceva Bacci? Certo. Per tanto tempo abbiamo avuto la fortuna di essere nello stesso studio con Bacci. Bacci diceva sempre, attenzione perché se viene appiccicata un'etichetta poi non viene più tolta. Ecco, sappi una cosa, Cristiana, ed è per questo che io me la prendo molto sulla questione del permaloso, perché un arbitro è permaloso, cioè questo è ormai un assioma. Sono passati ormai 10 anni da quando ho smesso e questa etichetta, cioè, me la porto dietro ancora. E il problema è che me la porto dietro anche nella vita di tutti i giorni, nella mia professione, e non te la togli. E quando faccio notare che non è questione di permalosità, è questione che se mi fa girare le palle, come tutti gli esseri umani, mi incazzo. Tutto qua. No, Cioè, certo. a Maresca, cioè, come tutti gli altri, se dovessero essere davvero tutti permalosi, ti assicuro che una partita al 30° minuto del primo tempo viene sospesa per mancanza del numero legale. Voi non avete idea di cosa bisogna sopportare in campo. Ogni fischio,
una protesta, ogni fischio una contestazione, ogni fischio una rottura di palle. Gli arbitri fanno finta di niente una gran parte del caso, poi quando si esagera, caro mio, aria. No, no, certo, anche perché la riflessione che facevo io è che sicuramente, anche l'abbiamo sentito bene noi da casa, quello che ha detto Donnarumma dopo era molto molto chiaro e sicuramente quello Maresca l'ha sentito. Se fosse stato permaloso o se avesse voluto, se avesse punito quel tipo di provocazione, quel tipo di affermazione, avrebbe magari non espulso Donnarumma, ma sarebbe andato a dirgli qualcosa o magari lo avrebbe ammonito. Questa è la riflessione che ho fatto io. Io sinceramente mi sono preso anche le mie dai tifosi milanisti, perché la mia chiave di lettura prescinde da tutto quello che hai detto tu e da tutto quello che è stato detto. La mia è una chiave di lettura prettamente calcistica e l'arbitro, secondo me, non deve essere contemplato nella strategia di una partita da parte dell'allenatore, cioè non dovrebbe essere considerato. Nel momento in cui tu stai vincendo 2-0 e in una partita importante, tu sei il leader della squadra, sei un professionista di 40 anni, non devi dare adito a nessun tipo di polemica, perché in quel momento fare polemica o fare trash talking, come stanno scrivendo alcuni abbonati del canale da casa, è controproducente per te. Cioè non hai nessun interesse a buttarla in rissa, cosa che Ibra è molto bravo a fare. Esattamente come non hai interesse a fine primo tempo del derby, che stai vincendo 1-0 con gol tuo, a buttarla in rissa con Lukaku. Non è propedeutico a nulla, non è strategico. Quindi Ibrahimovic non doveva neanche... Poi soprattutto se ti stai lamentando per un rigore, cioè lì stai facendo polemica per dei falli a metà campo. Quindi io do la colpa 100% alla mancanza di professionalità di Ibrahimovic, perché farti buttare fuori e rischiare di perdere i punti col Parma e nelle prossime partite, secondo me è una mancanza di professionalità da parte del giocatore. E se non fosse stato Ibra, sicuramente la società l'avrebbe richiamato, o magari lo faranno anche con Ibra, io me lo auguro. Ti voglio chiedere a proposito di questo, siccome tantissimi scrivono, visto che Ibrahimovic ha questa tendenza al trash talking, come ha fatto con Lukaku, come fa magari anche con tanti altri giocatori, e ci sono da questo punto di vista delle testimonianze in Italia e non solo in Italia, non è che ha adottato o adotta la stessa tattica anche con gli arbitri? Cioè ti risulta che altri arbitri in altre partite abbiano magari subito reiterate provocazioni da Ibra? No, no, ma ti posso assicurare che gran parte delle persone, dei ragazzi con cui parlo, mi hanno sempre detto che Ibrahimovic sia un po' borognoso come giocatore da arbitrare, perché è molto fisico, ma a livello di parole raramente si lascia andare. Poi ci sono delle partite invece in cui è incontrollabile, che può dipendere da tanti motivi, può essere anche che è nervoso per i fatti suoi, capita. Cioè, sì, sì. Non è che... Cioè, è un essere umano come tutti. Ecco, l'unico... Dobbiamo metterci in due... Anzi, non noi. Dovete metterci in testa un particolare. Sì, quando si guardano le partite si pensa sempre di vedere Ibrahimovic, l'uomo formato di 40 anni, che cerca di avere sopravvento su un arbitro giovane che subisce la sua personalità, no? Certo. Sai Maresca quanti anni ha, lo sai? No. 40. Perfetto. Ha due figli, è sposato, perciò a lui di quello che è Ibrahimovic non gliene frega assolutamente sì, nulla. Sì, ho capito. Per arrivare lì ci ha messo 20 anni, è un professionista. Cioè, per dire, anche questa storia che circola del fatto che Maresca di Napoli, ma voi pensate veramente che è un arbitro, per quanto sia di Napoli, vada a buttare nel cesso, ha davanti a sé ancora una decina d'anni, 6-7 anni diciamo, va a buttare nel cesso 700-800 mila euro per il Napoli da cui non guadagna niente? No, certo, cioè, no, questa è una follia. Ma ragionate, bisogna ragionare. Quando si dice non posso mandare un arbitro di Napoli a fare il Milan, ma ragionate. No, ma questa è una follia. Anche perché, anche qua, ho letto che non ti è piaciuto ieri l'arbitraggio di Maresca, però dobbiamo dire la verità, oltre a questo episodio contestato, sinceramente, non c'è stato granché da dire su Maresca di ieri. E io dico un'altra cosa, se Ibra sta zitto, Maresca non lo butta fuori. Cioè, se Ibrahimovic, mentre dal fallo a Çalhanoğlu, va avanti a fare la sua partita, Maresca non è che lo butta fuori. Cioè, se diamo anche per buona la tesi per cui Maresca voleva danneggiare il Milan, che è una tesi assurda, ma tu non gliene devi dare la possibilità. E quindi alla fine la colpa è sempre purtroppo del giocatore, soprattutto in una partita
così già ben indirizzata a favore della tua squadra. Per questo che io sinceramente do tutta la colpa a Ibrahimovic, dico davvero. Però voglio tornare su quello che dicevi prima, poi ti lascio perché so che sei incasinatissimo. Se non ho capito male, la differenza magari che c'è tra un giocatore rompipalle tutte le partite, che anche è abituato e sa farlo meglio, rispetto invece a Ibrahimovic che perde la brocca una volta ogni tanto, quando la perde non lo sa fare bene, lo fa in maniera sgraziata, vedasi Lukaku, vedasi Milan Bari 2011, vedasi Milan Napoli 2012 e altri episodi, e allora si fa sanzionare. Faccio un nome a caso, per esempio mi dava l'idea che, almeno mi dava l'idea, ogni tanto andavo a vedere le partite anche vicino al campo e durante gli allenamenti, un giocatore insospettabile. Io mi ricordo che invece era una radiolina tutta la partita, era Alessandro Del Piero. Me lo ricordo quando seguivo Bravissimo. la Juve. Eppure, espulsione di Del Piero nella sua carriera, secondo me, è zero. No, no, sono d'accordo. Del Piero l'ho sempre detto che è stato un giocatore meraviglioso ed era anche bellissimo da vederlo in campo, però era un rompipalle di prima categoria, ma lo sapeva fare bene perché era intelligente. Cioè io in campo non ho mai trovato il modo di ammonirlo Del Piero perché lo faceva in maniera intelligente. Dicevi, hai detto bene, una radiolina. Io l'ho definito in un'altra maniera, l'ho definito il classico gatto nero attaccato, ecco, hai capito dove. Ma ce ne sono tanti di questi Sì. giocatori. Cioè, per dirti, nel Milan c'è un giocatore così, che è una radiolina, che è Romagnoli. E non è un caso, non è un, però non lo sa fare bene. Perché quello che mi dicono è che non è una protesta accettabile, è una protesta molto cacciarona, no? Che esagera un po' nei toni. Infatti non è un caso che l'anno scorso Romagnoli è stato punito 6-7 volte per proteste, perché bisogna essere in grado di farlo. Cioè, tu hai fatto l'esempio di Del Piero che è perfetto, e ce ne sono altri che sanno protestare in maniera intelligente, ma che non si vedono. Cioè, per esempio, se mi dicono di De Paul dell'Udinese, che è un altro che protesta in continuazione, ma lo fa con intelligenza perché non è mai sopra le righe. Ecco, questo cioè. Ti dico un altro del Milan che era molto bravo a farlo, addirittura non dico a condizionare l'arbitraggio, ma a far sentire il peso sull'arbitraggio, era Riccardo Montolivo. Era Ah, molto, molto presente a livello dialettico nella partita, no? Però non è agli atti che ci siano state, o meglio, se si faceva ammonire, si faceva espellere per falli di gioco, ecco. Quello che invece a Ibra non accade, perché Ibra non si fa mai buttare fuori per falli di gioco, sempre per queste cazzate. ma il suo carattere, è sempre stato il suo carattere. Guarda che lui anche a 18 anni nell'Ajax era stato espulso un paio di volte per eccessi verbali nei confronti degli altri. È il suo carattere, bisogna prenderlo, dovrebbe capirla, forse 40 anni dovrebbe capire. Però vedi, anche ieri nell'espulsione ha dimostrato comunque una maturità differente da un ventenne, perché una volta che si è reso conto che poteva peggiorare la situazione è uscito senza dire niente, tanto ormai sapeva che l'arbitro non avrebbe cambiato idea. Anche da quel punto di vista bisogna riconoscere oggettivamente Poteva che c'è stato arrivarci un po' prima, poteva arrivarci un po' prima e non mettersi a protestare per un fallo a metà campo. sono d'accordo con te, io rispetto la tua opinione, però c'è una questione, cioè se le parole utilizzate, io questo sei fuori di testa, potevi stare a casa, queste parole poi non le ho sentite, ti dico la verità, anche ascoltando i video io non li ascolto, li sento queste parole, ma in ogni caso c'è qualcosa che non quadra, perché anche le parole precedenti che sono state riportate da varie interpretazioni sono comunque precedenti al fallo su Calhanoglu, sono precedenti all'indicazione della direzione del fallo e tutta l'espulsione arriva all'improvviso sulle ultime parole. Perciò se avesse voluto espellerlo per quello che ha detto prima, l'avrebbe espulso prima, invece no, l'ho espulso sull'ultima frase e secondo me per assonanza ha capito Roma per Toma. Io mi sbaglierò, ma sono più convinto che Vedremo che cosa ci dirà il referto, o meglio, che cosa ci dirà il giudice sportivo in base al referto. Ci chiede Maria, infatti, quando arriverà il comunicato, dovrebbe arrivare Luca martedì, giusto? sì, perché domani sera c'è il Benevento Sassuolo. Ah, e quindi si conclude così la giornata di campionato. Grazie mille davvero a Luca Marelli, ricordatevi sempre, lo abbiamo messo nella descrizione, di non perdere gli aggiornamenti del canale YouTube di Luca Marelli, potete iscrivervi qua, trovate il link in descrizione, soprattutto questo approfondimento quando esce, quello di questa giornata. Se tutto
va bene domani mattina alle 7. Domani mattina alle 7, quindi domani mattina alle 7 mettete la vostra campanella, così potrete godervi il video appena appena pubblicato da Luca Marelli. Grazie Luca, grazie davvero, buon lavoro. Ciao, buon divertimento a tutti. Ciao, 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 ciao. ciao, ciao. Sempre gentilissimo il nostro Luca Marelli. Oggi era veramente importante avere il suo punto di vista, proprio perché è il tema di giornata. Nel frattempo mi dispiace che siano entrati nella nostra chat, tre scemi, non saprei come definirli, ma sono stati adeguatamente bannati. Anche Marco, che si è espresso in maniera più educata, più urbana. Io non sono logorroico, meglio, sicuramente sarò logorroico, ma per me è fondamentale che non ci siano insulti, epiteti, mancanza di rispetto che oltrepassino, come è stato nel caso dei due bannati, i limiti addirittura della decenza. E quindi ci dissociamo. E se a lui non piace questo modo che abbiamo noi di comunicare e che abbiamo di confrontarci, può tranquillamente scegliere altri canali Twitch o altri modi di passare il tempo. Un saluto a Gioccol76, Ibre Maresca, due permalosi vicini non vanno bene. Ci raccontava però, è stato molto bravo perché Luca Marelli ci ha spiegato anche caratterialmente come sono in campo sia Ibrahimovic da una parte e sia Maresca dall'altra. Io insisto, avendo giocato a calcio a livelli infimi per tanti anni, di scene come questa ne ho viste un miliardo, però io giocavo in seconda e in terza categoria e quindi era più comprensibile, certo non con professionisti, ma anche a quei livelli. C'era mio carissimo amico, compagno d'attacco per tanti anni, Luca, che era come Ibrahimovic. Quando aveva la giornata in cui gli si chiudeva la vena, ti rovinava le partite perché doveva discutere con l'arbitro per i motivi più disparati, più stupidi. Ecco, e anche se c'erano gli arbitri, certo, poi a quei livelli lì, arbitri incapaci e sì permalosi, e se tu però lo sai e gli dai addirittura la possibilità gli dai il trampolino per tuffarsi, per buttarti fuori, l'errore lo fai tu, perché alla fine l'arbitro non è che deve vincere la partita, l'arbitro deve condurre la partita, non è che deve vincere la partita, sei tu che devi vincere la partita. E se sei 2-0 e lasci la tua squadra in 10, come è accaduto a Ibrahimovic contro il Parma ieri, fai un danno incredibile alla tua squadra per quella partita e anche per le altre che salti. Anche se, dico la verità, sinceramente, se noi guardiamo i dati da dopo. È brutto quello che sto dicendo, però è supportato dai dati. Da dopo Napoli-Milan del 22 novembre, gara nella quale Ibra è stato determinante e fondamentale, dopo si infortuna, dal 22 novembre a oggi, e stiamo parlando di 4 mesi e mezzo, Ibrahimovic gioca complessivamente 15 di 45, scusate, 15 partite, scusatemi, complessivamente 25 partite su 45 del Milan, ma da quel momento in poi Ibrahimovic è decisivo soltanto in 3 partite: quella in casa contro il Crotone in cui fa 2 gol, 4-0, quella di Cagliari che vince da solo, e il gol nella partita di Firenze. Per il resto, il Milan ha vinto anche e soprattutto senza Zlatan Ibrahimovic, senza come dire. Vedere un chiaro peggioramento del gioco. Milan gioca in maniera diversa se non c'è Ibra, però ha dato risultati e un'affidabilità di squadra indipendentemente dalla presenza di Ibrahimovic. Quindi non sono preoccupato per le prossime partite senza lo svedese. Dico però che sicuramente ci avrebbe fatto comodo perché in determinati contesti di gioco è unico al mondo ancora adesso. Figuratevi se non è importante come lo è stato in questo anno e mezzo straordinario. Grazie a Ario 111. Gentilissimo Marelli, grazie Ario, certo. Giocò, ma non dorme Marelli, no, lavora sempre, è vero, caspita, adesso si mette a fare il video e che deve aspettare i dati delle partite. Poi domani mattina alle 7 lo pubblica già, lo programmerà, spero per lui, spero che dorma la mattina. Principe0411 dice: mi dicono se siamo già stati arrestati. Essa è una vecchia battuta del principe, l'ho colta, era una vecchia battuta del grande Maurizio Mosca, che aveva preso una telefonata in diretta, se non sbaglio a Telenova, di uno che l'aveva insultato, gli aveva detto qualcosa, non mi ricordo, e lui ha detto che i telefoni erano sotto controllo e erano già stati arrestati quelli che avevano fatto la telefonata. Buona la battuta del principe, processo per direttissima, vedo che siete dei grandi cultori di questo tipo di comicità, ripresa poi sempre da Mai Dire Gol. Ario
raggi l'uomo 94 perché è giallo se è rosso, si riferisce al nostro titolo, il giallo nel senso il mistero del cartellino rosso, il gioco di parole è proprio sui due colori, non mi sembrava difficilissimo, sono già in galera, certo. Lasto 54, sei mai stato querelato per qualche tuo articolo? Allora, ho avuto alcune minacce di querela che però non si sono concretizzate. Per un articolo sono stato sì querelato, adesso non voglio dire da chi e per quale tipo di articolo, però vi posso garantire che alla fine ho vinto, quindi diciamo che la querela è finita nel cestino più vicino alla scrivania di chi, del funzionario che doveva essere incaricato di giudicare, quindi è andata bene in quel caso. Poi, speriamo che non accada in futuro. Io credo sempre che querelare, la diffamazione, le informazioni non veritiere, le calunnie siano dei reati gravi, soprattutto di questi tempi, però secondo me dall'altra parte tantissimi vogliono mascherare cose vere con calunnie e falsità o diffamazione. Per fortuna che gli organi preposti sono vigili, anche perché non sono tematiche molto difficili da giudicare, sinceramente, soprattutto se parliamo ovviamente di giornalismo sportivo come quello che ho sempre fatto io da quando faccio questo lavoro. Bruno Fisio dice Ibra indifendibile, punto, basta cercare alibi, ma sono d'accordo con te. E come dicevo, no, Virus 274, guarda in quali squadre hai giocato? Ho giocato in squadre veramente di base. No, non è vero. Da bambino la scuola calcio l'ho fatta nella Lombardina che era Interello, quindi all'epoca non era ancora associato, si stava associando alle giovanili dell'Inter, ma avevo 5-6 anni, poi col passare del tempo avevano visto che non potevo diventare sicuramente un grande giocatore, quindi mi hanno girato in tutte le squadre possibili e immaginabili di Milano e Interland, diciamo così. Che ruolo giocavi? Guarda, giocavo il mio ruolo, diciamo, quello nel quale ho fatto le cose migliori era attaccante esterno, preferibilmente esterno sinistro, rientrando col destro, quindi non calciavo bene di sinistro, però i miei anni migliori, diciamo, li ho fatti come attaccante esterno. Poi col passare del tempo, già ero uno che correva pochissimo da giovanissimo. Poi correvo sempre di meno, come dice Biasin, col quale ho giocato nel campionato dei giornalisti varie volte, vincendo anche per 3 volte il campionato dei giornalisti. Io poi col passare del tempo diciamo che avevo affinato le mie qualità realizzative, quindi facevo calcio a 7, calcio a 5, il centravanti, come diceva Biasin, erano più gol dei metri che percorrevo in ogni partita. Grazie a voi per avermi seguito, spero che vi sia piaciuto l'approfondimento con Luca Marelli, proprio perché trattavamo un tema strettamente legato al mondo arbitrale, quindi era un po' il caso della giornata. Poi c'è stata anche la vicenda della maglia di Cristiano Ronaldo oggi, che non c'entrava niente, poi magari parleremo anche di quella. Volevo rimanere però ancora un attimo sul Milan, perché come dicevo prima, quindi non credo che il Milan ne risentirà della giornata o delle giornate delle quali dovrà fare a meno di Ibrahimovic in caso di squalifica, che è molto probabile. Però quello che dico io è, visto che come ha detto Maldini prima della partita, si sta valutando e siamo veramente agli sgoccioli per la firma del contratto con i dettagli, il contratto di Zlatan, mettiamo nel calderone, nella valutazione del rinnovo contrattuale da 7 milioni per un giocatore di 39 che diventeranno 40 anni, che già quest'anno ha giocato quasi metà delle partite che ha giocato il Milan. L'anno prossimo ci sarà anche la Champions League, lui avrà un anno in più, gran parte delle partite non le ha giocate per motivi fisici, poi si è dedicato ad andare a Sanremo, si è dedicato a fare casino con Lukaku e questa volta a farsi squalificare per questa chiamata, come volete, io la chiamo come la chiamata Pioli, discussione con l'arbitro Maresca. E insisto, se sei 2-0, una discussione con l'arbitro non la devi avere. Però dico, nel rinnovo contrattuale di Ibrahimovic, mettiamo dentro tutto anche il fatto che per vari motivi è uno che tante partite te le salta e quindi devi prendere per forza un altro attaccante.
Nitti ha appena smesso di seguire il tuo canale, non credo che lo segua proprio. Vlaovic, giallo 22 Milan, è un'ira di Dio. Oggi ho visto la partita e mi ha dato l'ennesima conferma, sarebbe l'attaccante giusto per noi. È vero, giallo, sono d'accordo con te, anche a me piace molto, però è un 2000, quindi è giovanissimo. Non possiamo pensare che, come Tonali, schiocchi le dita, arriva a Milano e fa quello che faceva la Fiorentina. Adesso la Fiorentina, tutte le palle sono addosso a Vlaovic perché c'è poca roba. A Milan non sarà così, dovrà giocare o insieme o al posto di Ibrahimovic, non è la stessa cosa, dovrà giocare in Champions League, non è la stessa cosa, insomma, non è così automatico, prendiamo Vlahovic forte, perdiamo Vlahovic e dobbiamo avere pazienza perché è un 2000, quindi dobbiamo poi metterci nell'ottica che farà dei periodi senza segnare, farà dei periodi in cui giocherà male e prendere uno come Vlahovic significa paghi tanto perché il cartellino commisso te lo fa pagare caro e poi magari l'anno prossimo fa una brutta stagione, ma devi crederci, devi avere pazienza. Guardate già la differenza dell'anno scorso, che comunque non ha l'età di Vlahovic, ha qualche anno in più e ha già un'esperienza internazionale di Leao. Guardate, l'anno scorso Leao il rendimento, quest'anno Leao il rendimento, è già cambiato tutto, però bisogna avere pazienza soprattutto con gli attaccanti. Ibra dovrà aiutare Vlahovic, speriamo, certo dovrà dargli il buon esempio non facendo robe tipo quella di ieri. Puoi fare gli auguri a Valentino Ficorilli che fa gli anni. Certo, ci mancherebbe altro. Tanti auguri a Valentino. Quanti ne fa, principe? Era da prendere l'anno scorso, vabbè. È vero che se ne sarebbe andato uno dei due azionisti mascherati, ma Joe Colt 76, guarda, come dicevo prima, si è dimesso il 9 marzo e le dimissioni sono state accettate il 23 marzo. Gianluca D'Avanzo, che era un consigliere d'amministrazione del Milan, uno dei più importanti consiglieri che rappresentava insieme a Cerchione il fondo Blue Sky, che insieme a Elliot ha traghettato il Milan da Berlusconi via Yongnongli a questo assetto attuale societario, ma non è un azionista, è rappresentante del fondo Blue Sky che aveva, fondo Blue Sky, molto più potere rispetto a quello che dicevano le azioni in possesso. Perché aveva il 5% della Project Red Black, il fondo Blue Sky, e deleghe nei due amministratori, soprattutto Gianluca D'Avanzo, molto molto importanti all'interno del CDA. Ma il fatto che si sia dimesso dopo le inchieste, dopo le voci, dopo i misteri che noi stessi nei miei video della serie La cessione misteriosa, oltre a Report e al Corriere della Sera, avevamo fatto venire a galla, il fatto che si sia dimesso non è una cosa positiva per lui che si è dimesso, perché evidentemente c'era qualcosa che non andava se si è dimesso. Un saluto a Bruno Fisio, non l'ho salutato prima, anche Luke 27, eccolo qua. Buonasera a Robinhood 51, ciao a te. Attaccante esterno come Ficorilli, anche lui. Ma ha chiesto Ficorilli, un piccolo Emanuelson o no? Ario 111, ti prego. Emanuelson no, anche perché Emanuelson era tutto mancino. Io il sinistro lo usavo soltanto a volte per camminare, a volte per correre, neanche tanto. Atalanta-Milan, ultima giornata, dice 1, 2, 3, 4, 5, decisiva per la Champions, chi perde fuori? Ecco, bravo, 1, 2, 3, 4, 5. Hai tirato fuori un tema interessante. Speriamo di no, perché se è decisiva vuol dire che abbiamo fatto malissimo in queste partite. In mezzo c'è anche la Juventus, che è un'altra squadra, e la Lazio, che lottano per andare in Champions League. Dobbiamo cercare di fare tutti i punti possibili nelle partite morbide, facili. Oggi la Samp ha perso in casa col Napoli e noi ci abbiamo pareggiato a San Siro una settimana fa. Quelli sono due punti persi. Dobbiamo cercare di fare i punti con queste squadre che non hanno niente da chiedere al campionato. E poi cercare di fare il meglio possibile con Atalanta, Juve, Lazio. Ma dobbiamo fare in modo che Atalanta, Juve, Lazio non siano decisive per la nostra Champions League. Altrimenti tutto il fieno in cascina che abbiamo messo nel girone d'andata significa che è andato perso, in particolare l'ultima con l'Atalanta, anche perché il Milan purtroppo negli ultimi anni lo dimostra, i fatti sono lì da vedere, soffre terribilmente la squadra di Giampiero Gasperini. Cosa ne pensi delle dichiarazioni di Cassano sull'Inter di Conte? Ma guarda, Tramonvigno, io non sono d'accordo con quello che ha detto, perché Conte ha dimostrato nella sua carriera di saper giocare in vari modi e quest'anno ha provato a cambiare modo di giocare all'inizio dell'anno con l'Inter, non gli ha dato le risposte che voleva, è tornato a giocare come l'anno scorso, con una squadra più consapevole, più coesa, più forte in alcuni giocatori, e ha esaltato col suo modo di giocare gli interpreti che ha, vince il campionato, vince l'altezza. Non sono d'accordo con Cassano, vedo che parla tanto, dà dei giudizi, eccetera, eccetera, poi, insomma, non sempre trovano coerenza i suoi giudizi. Lui dice Conte gioca male, voglio vedere giocatori che giocano, allenatori che giocano meglio, ma insomma è una roba un po' banale, un po' superficiale.
Rui come Suso a piedi invertito, dice Joe Colt. Ecco, sì, ci sta. Però Suso aveva un dribbling più elegante, tornava sempre su se stesso. Io invece buttavo la palla avanti e la inseguivo. Diciamo che la mettevo sul piano fisico. Poi quello sì, avevo veramente un bel tiro, anche un discreto dribbling. Rui come Ronaldone al Milan, Maignan, più o meno, alla fine sì. Ero veramente scandaloso nei colpi di testa, scandaloso. Estremamente esce dalla Champions League, ma soprattutto nel correre all'indietro, una roba che non ho mai digerito. Estremamente esce dalla Champions League a tavolino allora, no, beh, delle giornate, Luke 27, o una o due giornate, a meno che non gli abbia detto qualcosa che nessuno ha detto, nessuno ha scritto, speriamo di no. Nico Dido, chi ce l'ha portato Ibra la prima volta? Sì, l'ho prese in una campagna qui. Quell'anno lì veramente, lì avevo cominciato a capire quanto possono essere, passatemi il termine, stupidi tifosi. Quell'estate lì era nato il famoso club del Milan, il Milan Club dei non evoluti, e avevano fatto nel raduno di Milanello un casino con la contestazione a Berlusconi che non comprava più nessuno. Milan, che quel Milan lì era Milan con Ronaldinho, Pato, Nesta, Gattuso, cioè di tutto di più, no? E si lamentavano, mi dice, anche non comprava più nessuno. Quell'estate lì Robinho, Ibrahimovic e Boateng, e Milan vince il campionato. E lì ho cominciato a cominciato. Ho avuto la conferma che un club, per essere tale, purtroppo non deve dar retta ai tifosi mai. Il contratto di Ibra dovrebbe essere parte fissa 4 e mezzo. Maldini ti ha ascoltato ed è riuscito a farlo abbassare. Non so se mi hai ascoltato, ho visto anch'io, ho letto, se non sbaglio, sul Corriere dello Sport questa mattina, che c'è la notizia che è uscita la settimana scorsa era Ibra 7 milioni, punto. Quindi come quest'anno. Io ho detto no, ragazzi, rinnoviamo sì, ma deve capire che deve accettare un ruolo diverso e uno stipendio diverso. Questa idea che ho letto io, 4 e mezzo più bonus, che potrebbero far arrivare il contratto a 7, bonus, ho letto, legati alle presenze di Ibra, ai gol, alle presenze e ai gol di Ibra, comunque che legano alle performance sue personali l'aumento e il fatto che possano scattare i bonus. Ecco, questa mi è sembrata sicuramente da parte di Paolo Maldini un'ottima idea. Se così fosse, sarebbe un rinnovo molto intelligente, secondo me. Un saluto a JJuke 96. Secondo te come sarà la classifica finale? Prime 5 posizioni. Metti subito in difficoltà. Allora, vabbè, io dico Inter, ma voglio essere ottimista. Io dico Inter, Milan, Atalanta, Juventus e Napoli. Hai visto che oggi DAZN non funzionava e ha proposto un rimborso di 2 euro agli utenti. Sono stati contenti gli interisti? Sì, ho visto io. Ilicic ci risponde alle voci sul futuro dicendo: vedremo, credo che si sia rotto qualcosa con tutto l'ambiente bergamasco, però non ce lo vedo al Milan. Sì, l'Atalanta credo che volentieri lo farebbe partire. Leggevo di una cifra intorno ai 10 milioni, che mi sembra sinceramente una cifra rilevante per un giocatore di quell'età e con quella continuità. Io, come vi ho sempre detto e insisto, al Milan non lo porterei, però vedremo come andrà a finire. Principe 0411, domanda seria: quando tornerete ospiti insieme tu e Suma? Erano passionali le discussioni. No, ma io, tanto per cominciare, stando qua, insomma, non sono ospite in studio perché sono collegato via Skype come tanti altri ospiti. Se voi vedete, però, più o meno le trasmissioni di Lombardia hanno gli ospiti mixati, c'è cioè la mitica Tamara che con il bilancino fa le convocazioni, cercando di mettere solitamente un ospite del Milan, un ospite della Juve, un ospite dell'Inter, un ospite neutro, più o meno si è così. Quindi è più difficile incrociarsi. Non so da quanto tempo è che non faccio anche una trasmissione con Vito Elia, per esempio, no? Quindi c'è anche questa alternanza, no? Luke 27, rivoglio anche Chirico. Questo la vedo più difficile. Bruno Fisio dice: Ficorilli ti offrirà da bere al Gabbani se ci sarà da festeggiare la Champions League. Perfetto, allora aspettiamo molto molto volentieri. Appena raggiungiamo la matematica certezza della Champions League. A proposito di impegni presi, io devo anche fare, e lo faremo nei prossimi giorni, sempre che ci ricompaia in chat, ma poi gli scrivo in privato. L'Ippo 88, dobbiamo fare la premiazione perché lui aveva azzeccato la risposta, gli devo consegnare la maglia di Cristiano Luiu TV, quindi o gliela spedisco, ma volevo fare
la consegna con un collegamento telefonico con il nostro amico Lippo88 da Agrigento e lo faremo nelle prossime live. Prossime live, vi dico anche i prossimi appuntamenti che saranno martedì alle ore 23, ormai è un classico appuntamento quello del martedì alle 23, giovedì alle ore 23 e poi andiamo a domenica alle ore 12 per vivere insieme in cronaca Milan-Genoa senza Ibrahimovic. Martedì sera commenteremo le decisioni del giudice sportivo sulla squalifica di Ibra e parleremo anche delle gare di Champions League che si giocheranno martedì, ritorno dei quarti di finale. Principe Chirico voleva fare il direttore a Torino e se n'è andato più o meno. Cristiano, secondo te le tre che andranno in Champions, oltre ovviamente all'Inter, chi saranno? L'ho detto prima: Adrianimovic, Milan, Atalanta e Juve, credo. Ma perché hanno spedito Corno e Crudelli? Io per qualche anno da dispiacere non ho più guardato in Lombardia, male, grosso errore, un po' come quando il Milan ha spedito Ibra e Thiago. Non le ha spediti, hanno fatto una scelta professionale diversa, sono andati a lavorare in un'altra emittente perché avevano un contratto migliore in un'altra emittente. Pass, quanto sei alto? 176 centimetri. Quanto pesi? Ti giuro, pass, non lo so, perché da quando sono ingrassato in maniera vergognosa ho deciso di smettere di pesarmi. Vi ricordo che il mio peso, pensate, il mio peso forma era 78, non leggerissimo, il mio peso forma, mo chissà quanto. Principe dice: Iacobone aveva ragione, da lì a 2 anni siamo finiti nel baratro. Non esattamente, quella contestazione era del 2011 e siamo finiti nel baratro perché hanno fatto un casino inenarrabile all'interno della proprietà, non perché non ci fossero i soldi, il Milan ha continuato a spenderli e a buttarli via i soldi, cosa che ha continuato a fare anche dopo l'uscita di scena di Fininvest dall'azionariato del Milan, perché fuori Fininvest il Milan l'anno dopo butta 250 milioni e il bilancio comincia ad andare sempre con un rosso più profondo e adesso siamo a meno 200 milioni, quindi i soldi li stanno buttando via ancora, li stanno, quindi non è che non voleva più spendere Berlusconi, li buttava via, gestiva malissimo, faceva gestire malissimo il club, quello sì. Con conflitti interni, eccetera, eccetera. Poi via Galliani e Barbara sono arrivati Fassone e Mirabelli. Quasi quasi non è meglio Galliani e Barbara. Carlem sei figo, dice: ciao Cristo, saresti favorevole o contrario se mai dovesse arrivare Icardi al Milan? Ma sarei molto 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 favorevole perché dico che un attaccante da Champions League, poi rispondo alla domanda di Tremonvigno, l'ho vista, ci vorrebbe, sarebbe molto importante e il Milan. Io parlo sempre del monte ingaggi, ma se tu vuoi andare in Champions League e rimanere stabilmente in Champions League, devi innalzare per forza di cose il tuo monte ingaggi e quindi devi andare a rinnovare Donnarumma, devi rinnovare Kessié, Romagnoli, Calabria, con ingaggi più alti e andare a prendere giocatori di altra caratura. Icardi sicuramente lo è. Cosa ne pensi degli Ultras? Mi chiedeva Tremonvigno. Io credo. Allora, io ho cominciato ad andare allo stadio, parlo della mia esperienza personale. Maynor dice: almeno Barbara è un bel vedere, ho capito, ma ci voleva una brava amministrare. No? Belle da vedere, ce ne sono milioni anche meglio di Barbara. A noi serviva una che fosse brava ad amministrare e soprattutto che non facesse casini. Io ho cominciato ad andare allo stadio, prima volta che sono andato allo stadio avevo 5 anni, c'era ancora Farina. E poi diciamo che il primo abbonamento l'ho fatto nel 91, quindi avevo 12 anni. Inizio poi a frequentare e andavo al secondo anello rosso. Inizio poi a frequentare la Sud, non però nella parte bassa ero in fossa, però diciamo nella parte alta della fossa. E da quando avevo 16 anni più o meno. E ho fatto in casa, andavo sempre in fossa, poi andavo a volte andavo anche in trasferta. Poi ho cominciato a lavorare a Tele Lombardia che avevo 19 anni, quindi non ho fatto tempo andare per tanti anni in curva sud, però mi sono divertito tantissimo e io penso che sia poi attenzione, quando anche lavoravo di nascosto andavo a vedermi le partite in curva perché se sei tifoso, le partite che vivi in curva le vivi in maniera totalmente diversa da come le vivi nel resto dello stadio, su questo non c'è dubbio. Io penso che ci siano dei valori importanti e che è un modo di fare il tifo molto bello, molto spettacolare, che arricchisce, che simboleggia,
Dopo ci sono delle cose negative come dappertutto, ma io penso che non è che in tribuna non ci sia gente che si comporta male, ci sono, e magari in maniera diversa e non magari non meno grave di quello che succede in curva. Poi ognuno deve fare i conti con la propria coscienza, col proprio modo di comportarsi. Uno può andare tranquillamente a vedere le partite in curva, non fare mai nulla di male, nulla di sbagliato, comportarsi bene, così come può andare a vedere le partite in tribuna e essere un delinquente. Quindi classificare le persone in base a dove si siedono allo stadio è sempre una cosa che ho trovato molto molto sbagliata. Da quando avevo 16 anni fino a quando ne avevo 25, mi divertivo un mondo andare a vedere le partite in curva. Se ci vado adesso al primo gol del Milan, ruzzolo giù di 5 gradini e mi spacco tutto perché non c'ho più 20 anni. Quindi, secondo me, ogni cosa ha il suo tempo. Però, per me, e tutte le persone che ho conosciuto in curva sono tutte persone davvero, non soltanto del Milan, non soltanto del Milan, anche in altre curve. Davvero, che con me sono sempre comportate bene e super rispettabili. Poi ognuno ha le sue esperienze, naturalmente. Non voglio pretendere di avere la verità in tasca, quello no. Principe dice: Jacobone & Co. spingevano per la vendita del club. Sì, ma tu puoi spingere per la vendita del club, però devi capire se è possibile vendere il club. Quello che dico io è che il Milan, una vera proprietà, finché il Milan è una società, lasciamo stare il calcio, una società che produce ogni anno. Da 30 anni a questa parte, rossi di bilancio. E quando un imprenditore dice: oh, devo comprare una società, acquisizione di un ramo d'azienda, acquisizione di un'azienda, perfetto. Vediamo com'è lo storico di bilanci? Meno, 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 meno. Solo l'anno che abbiamo venduto Kakà, più. Quindi in 30 anni, meno, 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 più, meno, 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 meno. E uno dice: ma perché devo comprarla? Perché la compro? Per immagine. Bene, quanto mi costa? Ho dei beni immobili se compro questa società? No, casa Milan. Sti cazzi, e che ci faccio? Lo stadio? No. Progetti per la ristrutturazione dello stadio concreti, già approvati? No. Che cos'è? Qual è il mio patrimonio? I cartellini dei giocatori, che però, dopo, l'abbiamo visto con Donnarumma, scadono. E per rinnovarli devi metterci altri soldi. E quindi il rosso aumenta. Abbiamo visto che quelli che hanno voluto comprare e fare impresa nel calcio, e ce ne sono in Italia e in Europa, hanno preso club. Oltretutto aggiungo che il Milan ha il grosso handicap che chiunque arriverà, anche se vincerà, anche se farà bene, dovrà sempre sopportare il confronto con una proprietà che per 30 anni ha vinto tutto, ed eguagliarla sarà molto difficile. Non è un sistema, a parte che anche in Spagna, per esempio nel Barça e nel Real Madrid, c'è il sistema di elettorato popolare, di azionariato popolare, scusate, ma anche lì alla fine sostituire Florentino Perez è dura adesso, è dura. Questo ha fatto per tanti anni il Real Madrid Galacticos, ci ha provato Calderón, è andato via con le ossa rotte. Quelli che sono succeduti alla porta al Barça, ha fatto fatica anche loro. Quindi anche in Spagna, dove pure c'è delle dinamiche diverse e dei sistemi di gestione delle società, delle proprietà dei club diversi, quando tu succedi a chi ha vinto tutto, è difficile e sai che ti costa tantissimo. Ti conviene prendere un nuovo club e farlo diventare grande, quello che ha fatto al Tani a Paris Saint-Germain, quello che ha fatto al Mansour al Manchester City. Lorenzo Lì che dice: torna Ken per Rabiot, ma dubito che Paris Saint-Germain faccia partire Moise Ken, è più facile che facciano partire Icardi sicuramente. Nafi Zurraman, Barbarella è la mia fantasia adolescenziale, ha capito, io avrei preferito, invece era il mio incubo di qualche anno fa, perché il suo ingresso nella società è stato quello che ha determinato una dicotomia interna molto profonda, che poi alla fine ha portato il Milan a non vincere tanto, non vincere negli anni in cui poteva vincere, e poi a creare anche conseguenti problemi economici. Luke era innamorato di Barba, buon per te. Mario, anche la tua, perfetto, bene così. Luke, tu le ami tutte. May Norn, Fassone non era né bello né utile. Ho capito, no, no, infatti, sicuramente, infatti, ha fatto anche molti più, in un anno ha fatto molti più danni di quelli che ha fatto Barbara nel suo periodo, sicuramente. Non è che dobbiamo paragonare, ma andare a cercare forse sempre il paragone peggiore. Nafi Zurraman, la Fossa e Leoni Berlusconi l'ha smontata perché era di sinistra, ma secondo me non, non, nelle
vicissitudini interne alla fossa, adesso senza voler entrare, senza volerne parlare, anche perché non ho mai approfondito il tema, anche se qualche cosa la so, però le dinamiche erano molto lontane, cioè non si è sciolta la fossa dei Leoni per motivi politici, secondo me, per altri motivi, per altre ragioni. Io è chiaro che la fossa nell'immaginario dei tifosi milanisti della mia generazione, non solo della mia, era la fossa. Tu quando andavi allo stadio, il primo striscione che leggevi era quello della fossa dei Leoni, era la tifoseria più bella d'Europa, del mondo. Tifosi di tantissimi club in giro per Europa hanno preso esempio da quello che è stata la fossa dei Leoni da tanti punti di vista. Ogni partita, la coreografia della fossa era la coreografia della fossa, era uno spettacolo nello spettacolo. Uno arrivava allo stadio prima per vedere come la fossa preparava la coreografia. E adesso poi stiamo parlando anche di un periodo in cui i tifosi non possono andare allo stadio, e questo, però diciamo che, e poi era favorito anche dal fatto che almeno la fossa che ho vissuto io era la fossa del Milan che vinceva sempre, quindi era tutta una magia, e la fossa, poi dico la fossa per dire le brigate, i commandos contribuivano sicuramente a questa magia. Ci sono tantissime squadre che non hanno delle non proprietà, il futuro del calcio saranno i fondi di investimento. Hai ragione, tra l'altro io, come anche avevo detto in un servizio fatto dalla televisione svizzera, non mi ricordo adesso il titolo, ma magari ve lo linkiamo nella chat, avevo detto che ci sono due tipi di fondi che stanno investendo nel calcio. Uno che sono i fondi di investimento, tipo il fondo Elliott, che vanno ad aiutare società in difficoltà con di fatto dei prestiti, anche a tassi abbastanza importanti, e poi pian piano diventano parte integrante delle società stesse. Invece i fondi, tra virgolette, calcistici, che sono quelli gestiti soprattutto dai procuratori, che acquisiscono, magari non acquisiscono neanche le azioni, ma di fatto con i loro assistiti, che costituiscono il vero e proprio patrimonio delle società, diventano così influenti, così importanti all'interno dei club, che poi diventano quasi proprietari. Potremmo fare in Europa tantissimi esempi. La maggior parte di questi club hanno una gestione virtuosa, cioè producono utili alla fine dell'anno, non hanno difficoltà economiche. Uno di questi esempi è l'Atletico Madrid, che addirittura è riuscito a costruire il Wanda Metropolitano, a diventare un club di vertice a livello nazionale e a livello internazionale. E voi pensate che parliamo di una società che 20 anni fa, quando c'era ancora presidente Jesus Gil e suo figlio, stava attraversando una crisi economica assurda, e poi è riuscita a venirne fuori grazie a questi fondi. Due ce ne sono stati che si sono alternati. Bruno Fisio: ma Gigio che penale avrebbe se rompesse con Raiola? Nessuna penale. Alla fine dell'anno Donnarumma può ringraziare e salutare il suo agente e o rivolgersi a un altro o rinnovare col Milan o con un altro club per affari suoi, come sta facendo per esempio Kevin De Bruyne con il Manchester City. Quindi Donnarumma è con Raiola per scelta, non per obbligo. Togliamoci dalla testa qualsiasi altra cosa. Un saluto ai Menasani, ciao. Scrive anche Nico Siccia: meglio che settimana prossima vinca l'Inter o il Napoli tenendo conto della zona Champions? Questa è una brutta domanda, Nico Siccia. Benvenuto intanto. Lo so, ma ti dico la verità. Io è chiaro che per noi è meglio che vince l'Inter, perché toglie punti a una rivale per la corsa alla Champions, però tifare Inter non ce la faccio, ti giuro, non ce la faccio. Piuttosto dico, tanto il Milan è davanti, vuol dire che se vince tutte le partite ci va in Champions League. Però, guarda, purtroppo avevo fatto dopo il derby un pronostico che si è rivelato, ripeto, purtroppo azzeccato. Avevo detto, secondo me l'Inter, vedendo la sicurezza che hanno, il passo che ha acquisito, dopo il derby le vince tutte. Cazzo, ci ho azzeccato in pieno. Ho detto, le vince tutte fino a Napoli. Quindi avevo già messo la bandierina a Napoli come la prima non vittoria dell'Inter. E sono sicuro che l'Inter a Napoli non vince. Sono sicuro che non vince. E sono anche contento. Guarda, un pareggio. Ok, 3 punti al Napoli sono pesanti nella lotta alla Champions, però io non ce la faccio a tifare più forte di me.
non ce la faccio a tifare Inter. Ma non potresti fare un programma Twitch con me, principe ospiti fissi, e poi altri due a giro? Faremo il botto di visualizzazione e parleremo alla cena al Gabani per la Champions. Va bene, Luke, ne parliamo quando festeggiamo. Speriamo di festeggiare la Champions League. Anche se ho detto che non mi piace il Gabani, mi volete portare tutti questi al Gabani, ma a me non piace. Vorrei andare da un'altra parte, non mi è mai piaciuto. Tremonvigno, Barbara, prima colpevole dell'entroterrena del Milan? Assolutamente sì. Ti piacerebbe entrare nella chat WhatsApp fidelizzata composta da me, Bruno Fisio, Luke? Trattiamo contenuti intelligenti quotidianamente, mi immagino. Carlem, Chris, se fossi Maldini in questo momento, come gestiresti la situazione Raiola Donnarumma? Ma intanto la situazione è Donnarumma, perché Raiola fa gli interessi di Donnarumma, non sono due cose distinte, no? È stato molto chiaro Maldini, ha detto, sono contento della sua intervista perché ha detto esattamente quello che continuo a ripetere io da mesi, cioè noi possiamo anche, lo fa intendere, noi possiamo anche concedere a Donnarumma un ingaggio diciamo fuori tempo per questo periodo e fuori budget per il Milan, quindi il famoso ingaggio a 7 zeri, sopra i 10 milioni all'anno. Il punto per il Milan, che è fondamentale, e lo dice Ibrahimovic, lui infatti, scusami, lo dice Maldini, perché Maldini dice, io quando ero al Milan ho sempre voluto legarmi al Milan con contratti lunghi, concetto che ripete anche poi Costa Curta. Vediamo quanto avrà voglia Donnarumma di legarsi al Milan con un contratto lungo. Il punto è proprio questo, cioè il Milan è anche disposto a dare a Donnarumma un ingaggio da 10 in su, però deve firmare almeno per 3 anni, perché se firma per 2 anni, tra un anno siamo punto a capo ed è quello che vuole Raiola. Cioè Raiola vuole avere in mano sempre lui il cartellino del giocatore per portarlo dove vuole lui e per guadagnare tra le commissioni o di rinnovo o le provvigioni in caso di cessione il più possibile. È questo che il nodo che il Milan deve sciogliere. Va bene l'ingaggio, anche da 10, anche da 12 milioni, però ridammi il giocatore, perché io so che con il patrimonio in mano posso avere il potere di negoziare una cessione alle mie condizioni. Quello che farà Raiola, secondo me, e il punto di incontro che alla fine ci sarà è, prima cosa, Raiola e Donnarumma hanno interesse di fare almeno un anno in Champions League, quindi perché la vetrina della Champions League è ineguagliabile per giocatori, per crack come Donnarumma, come è stato Haaland l'anno scorso, eccetera, eccetera. Quindi è fondamentale che lui faccia almeno un anno di Champions e se Milan fa la Champions League è un motivo in più per restare. Quindi primo il Milan deve andare in Champions League. Secondo, secondo me Raiola accetterà. Si farà dare un ingaggio da 10 in su all'anno, 10-11 all'anno, poi con i bonus, queste cose qua. E firmerà un contratto triennale, secondo me, il punto di incontro potrebbe essere questo, con clausola rescissoria fissata tra 2 anni. Ha una cifra non particolarmente conveniente per il Milan, ma con un'alta provvigione a suo favore. Vi faccio. È la stessa impronta dell'operazione Haaland al Borussia Dortmund. Lui ha detto al Borussia: ok, pagate il cartellino solo 20 milioni al Salisburgo, gli date 8 di ingaggio. E fissiamo che il 30 giugno 2022, quindi a un anno e mezzo da quando io firmo il contratto, lui può partire a 75 milioni, di cui 20 sono miei. Se volete venderlo prima, vi trovo una squadra che magari vi dà più soldi e io prendo una percentuale superiore. Quindi facendo così, Raiola cosa dice? Lui dice: faccio fare un altro anno a Donnarumma che gioca in Champions League col Milan e fa l'europeo con la nazionale italiana. Il Milan sa che al 30 giugno 2023 lo perde, faccio una cifra per dire, a 50 milioni, di cui 10 sono miei. Quindi Milan incassa 40. Ma se lo vuole cedere prima, quindi 30 giugno 2022, può, e se Donnarumma ha ovviamente reso secondo le aspettative, possiamo trovare un club che dia più soldi al Milan e faccia alzare la mia provvigione. Io penso che sia questo alla fine il compromesso che possono trovare il Milan e Mino Raiola e sono sicuro che un compromesso lo troveranno. Poi magari nei prossimi giorni farò un video in cui spiegherò un po' più nel dettaglio il meccanismo che sta utilizzando su questo tipo di giocatori, su giocatori molto molto giovani, molto molto forti, che hanno un grande mercato e grande possibilità di crescita, Mino Raiola per i suoi assistiti. Tra l'altro, oggi la Juve ha vinto, ho scritto a Pompilio: sei contento che ha vinto la Juve? Ha risposto a voi? No, a me non mi ha risposto. O è rimasto sempre nei centri di Zanardi, perché doveva andare ieri
farsi sistemare i denti, magari rimasto in centri dentali Zanardi, oppure non lo so. Ario 111 dice. Aspetta un attimo, Nicodino 98 dice: cosa sarebbe successo se fosse stato concesso il gol a Montari? Il Milan avrebbe vinto quella partita, però la testa, le divisioni interne di quell'anno che dalla società poi si riflettevano in campo non avrebbero comunque, secondo me, permesso al Milan di vincere quel campionato. La Juve l'avrebbe vinto lo stesso, purtroppo. La prima partita che ho visto allo stadio è stato un Milan-Bologna con gol di Borini e Suso, espulsione di Paquetà. Mazza, sei giovanissimo, Ario 111. Tu pensa che la prima partita che ho visto io allo stadio è stata un Milan-Sampdoria con gol su rigore 2-2, gol su rigore di Di Bartolomei, mi pare, e autorete dell'allora portiere della Sampdoria che era Ivano Bordon. Stiamo parlando dell'anteguerra. Mi ricordo quel pomeriggio quando eravate. No, non l'ho letta, questa era bella. Porca miseria, chi è che me l'ha scritto? Il pomeriggio con te, Pompilio, Biasine e Uccello. Rimandamela che non l'ho letta, era bella. Romagnoli si chiede, oggi tra l'altro stasera c'era Biasini in diretta perché stavano facendo la telecronaca di Atalanta-Fiorentina con Dallò, e Dallò quando fa la telecronaca dell'Atalanta va in fibrillazione, no? E quindi se tu lo punzecchi, gli fai delle battute, va fuori di testa. Allora io scrivevo a Biasini, digli questo, digli quell'altro, l'ha fatto uscire di testa, ci siamo molto divertiti anche se ero qua da casa. Io a Gabbani verrò, dice Principe, ma posso permettermi un panino col prosciutto e l'acqua frizzante? Acqua frizzante non costa mica poco da Gabbani. Piuttosto che farò firmare per pochi anni, meglio dargli altri soldi in più e rinnovare per 5 anni. E lo so se c'era Nedved, quella è l'intenzione di Paolo Maldini. Infatti, lui non parla dei soldi, lui parla della durata. Maldini, la dichiarazione che ha fatto pre-Milan, pre-Parma Milan, parla della durata, non dei soldi. Però è quello il punto, il nodo, per il motivo che vi dicevo prima. Ma nei prossimi giorni faccio un video che vi spiego tutto. Meglio, io vendo Romagnoli con i suoi soldi, riscatto Tomori, un fenomeno vero, ma questo Luca è un'operazione che ci può stare. Il punto che poi hai un difensore centrale in meno e non hai soldi per comprarlo. Quindi prefigurati che l'anno prossimo il pacchetto difensori del Milan sarà, se si fa come dici tu, e ci sta, non dico di no, sarà Tomori, Chiaer, Gabbia, Caldara. Questo al posto di Romagnoli. Per me ci perdiamo, quindi non fare il tifo per questa operazione. Che sarebbe un'operazione soprattutto economica, però è possibile che si faccia. Per festeggiare la Champions, una bella cena con tutti. Questa sarebbe bella, hai ragione, Tramonvigno. Questa è una bella idea, di fare una cena con tutti gli abbonati. Hai ragione, tra l'altro sono anche un numero discreto. Si potrebbe fare una cena, il problema è dove? Perché allora, facciamo una cosa: adesso iniziamo ad andare in Champions, poi quando siamo andati in Champions, vediamo chi è abbonato in quel momento, da dove viene e cerchiamo una località, perché per esempio se Bank Pro da Lisbona si abbona, poi è difficile che lo possiamo far venire, che ne so, a Milano per fare per mangiare la pizza, no? Luke dice, io penso che non ha Roma parte, anzi ne sono convinto, credo di no. Se ci fosse Galina Possi Maldini, pensavamo a un maggior immagine di trattativa, vista l'amicizia Mino-Adriano. Non è che l'amicizia, Raiola non è che era o è amico di Galliani, Raiola è amico di chi dà i soldi, punto. Cioè, Raiola ha un ottimo rapporto con Laporta del Barcellona, un ottimo rapporto con la Juve, ha un ottimo rapporto con il Bayern Monaco, il Borussia Dortmund, il Paris Saint-Germain. Lui, il club che gli danno i soldi, è amico. Non è che c'è un'amicizia particolare tra Galliani e Raiola. Secondo me anche Galliani in un Milan così, io credo che avrebbe rinnovato ad altri giocatori, quello sì. Però il problema Donnarumma, secondo me, è talmente. Sapete cosa è quella differenza? Che Donnarumma ha un potenziale di crescita che è fuori range per questo Milan. Cioè un Milan che arriva sesto, quinto, sesto e che è trentesimo nel fatturato, il miglior portiere del mondo, purtroppo, economicamente, fa fatica a permetterselo. E anche con Galliani gli avrebbe fatto fatica a permetterselo. E invece, secondo me, avrebbe su altri contratti più facili, tra virgolette, avrebbe. Secondo me, gestito meglio la situazione, ma anche Maldini, se avesse lavorato 4 anni al Milan, non prima Fassone Mirabelli, poi decide Leonardo, poi gli mandano via Boban, eccetera, eccetera. Pass Pass dice, mi ricordo il pomeriggio tra te, Biasin, Pompilio, Uccello e Chirico. Te continuavi a dire Petagna, meglio di Matri, come terzo attaccante facendo il dito medio. Stavo morendo quel giorno, non mi ricordo questa cazzata, però ne ho fatte talmente tante. Ogni tanto mi rivedo anche in ispezioni di YouTube e dico, mamma. Vabbè. Quell'anno l'ha preso Allegri lo scudetto, ma Allegri era vittima di una situazione della quale non era neanche padrone lui.
Cosa faresti con Romagnoli? Chiede 6 milioni all'anno, inoltre rientra Caldara dall'Atalanta. Ma guarda, è molto semplice. Io lo terrei. La domanda è: il Milan crede ancora in Romagnoli? Se la risposta è sì, deve rinnovarlo e farlo giocare. Se la risposta è no, è giusto cederlo adesso. Punto, facilissimo. Dallò milanista finto dall'Antino, vecchio milanista Dallò. Dallò entra in transagonistica. Sì, è così. In questo momento penso anch'io, ma credo che in caso di notizie non rinnovo, Juve Inter sarebbero le prime a chiamare Raiola. Ovviamente sarebbe una tragedia per noi. Ma loro, guarda che già Juve Inter possono, non solo possono contattare Raiola, possono far firmare Donnarumma. Lui può già firmare dal 2 febbraio. Lui può firmare con qualunque club al mondo e non lo fa. Nico, adesso sono in Spagna. Sono sempre qua nel mio buon ritiro ispanico, ma a breve tornerò in Svizzera. Dicevo che quindi. Lui può già firmare, se non firma perché vuole stare al Milan. E ti dico di più, io credo che, siccome la Juve e l'Inter sanno perfettamente che fanno al Milan un danno patrimoniale incalcolabile prendendogli a zero Donnarumma, non lo farà nessuna delle due, di questo sono convinto. All'estero invece magari ci sono club interessati, ma non va via a zero perché lui non vuole andare via a zero, lui vuole restare alle condizioni che vuole lui, perché è un parametro zero, quindi si può permettere di dettare le condizioni, ma lui non vuole andare via e neanche Raiola vuole farlo partire. Sono d'accordo se c'era Ned, Romagnoli deve rimanere, ci siamo almeno tra difensori forti. Nel frattempo sto dilungandomi perché tra che abbiamo fatto la telefonata con Barelli, abbiamo parlato di Ibra, non ci siamo, non mi sono reso conto che siamo arrivati quasi a 1 ora e 1 quarto di diretta, tra poco chiudiamo. Ronaldo andrà a Parigi per Mbappé, punto. No, Lorenzo. Ronaldo, un club che gli dà 31 milioni come netti, come la Juve non lo trova a quest'età. Quindi Ronaldo un altro anno te lo tieni sicuro, ma sicuro proprio. Sul fatto che Mbappé possa partire, lui è in scadenza 2022, Kylian Mbappé, questo ci sta, ci credo. Calcola che c'è comunque la commissione a Raiola che è come pagare un cartellino, ma è enorme. D'altronde l'alternativa è perderlo a zero, quindi per forza da lì devi passare. Io voto il Gabbani, ti dico di no, ma i Norn, poi sì, tutti a Gabbani, non c'è neanche posto, siamo talmente tanti. Si può fare anche una partita tra abbonati, dice Mario Rox, certo, vi devo vedere, che abbiamo anche l'arbitro, abbiamo già Marelli che fa l'arbitro, più di così. Assolutamente vero, sono convinto che Gobbi e Cugini siano lì alla finestra ad aspettare un passo falso nella trattativa, ma passo falso, non c'è un passo falso, perché lui può già andare a firmare con qualsiasi altro club, non c'è da fare i passi falsi. Mina, passo falso l'ha fatto già a portarlo a parametro zero. Maffi Corilli non può pagare anche a te, giusto per chiarezza, qua, certo, la cena la paga Cristiano Lui TV, certo, sicuro, è vero, è vero, è vero. Solo gli abbonati però, eh. Se andremo in c'è una pizza, però una pizza. Se andremo in Champions, secondo te Ibrahim ci riuscirà a tenere il ritmo? Già non è riuscito a tenerlo quest'anno, figuriamoci se riesce a tenerlo in Champions. Mi scrive Devi Milan. Barbara, quell'anno. Eccolo qua, perfetto. No, 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 principe. Dici, Barbara, quell'anno ha rotto per far giocare Thiago Ibra in Coppa Italia a Torino. Non è così, non è così. E allora, se volete, in 4 minuti poi vi saluto. Non abbiamo parlato della maglia tirata da Ronaldo. Dico la verità, per me episodio estremamente irrilevante e chi se ne frega, cioè se ci vogliono dimostrare che per Ronaldo conta molto di più segnare lui piuttosto che vinca la squadra, non c'è bisogno dell'episodio, si sa che è così, ma se tu lo prendi lo sai che è così, per lui è importante segnare lui, i suoi record, eccetera, eccetera, e poi che la squadra vinca perché c'è lui, non perché vince la squadra, su questo non c'è dubbio, ma l'episodio della maglia secondo me. Sulla storia di Thiago, allora il Milan quell'anno c'era Barbara che non vedeva l'ora di un passo falso di Galliani e di Allegri scelto da Galliani per delegittimarne la posizione a livello sportivo. Quindi diciamo che si può dire, sono passati tanti anni, quell'anno Barbara sperava che Milan non vincesse questo campionato, no? C'era stata la vicenda di Pato, Tevez, eccetera, eccetera. Dall'altra parte Galliani voleva dimostrare, tra l'altro Barbara era anche in ottimi rapporti con Andrea Agnelli. E Galliani voleva dimostrare invece che Allegri era bravo, che lui era forte, che Milan era fortissimo e quindi voleva vincere contro la Juve sia in campionato sia in Coppa Italia. E quello fu, secondo me, un errore grave, strategico di Galliani, perché dopo l'andata Milan aveva perso 2-1 in casa. L'andata della Coppa Italia e della Serie a Coppa Italia, come diceva Fabio Capello, ma chi se ne frega, perde 2-1 l'andata con la Juve doppietta di Caceres e il ritorno Allegri ha già perso
preventivato di far giocare le seconde linee, perché Milan aveva ritorno con la Juve di Coppa Italia, campionato con la Roma in casa, Barcellona, Catania, Barcellona, Fiorentina. Una filotto di partite in cui si giocava Champions League e campionato tremendo. E Gallegri aveva fatto il giusto calcolo, aveva detto: Coppa Italia con la Juve, abbiamo perso l'andata 2-1, mettiamo le seconde linee. E aveva detto: a Yepes giochi tu al posto di Thiago, a Maxi Lopez giochi tu al posto di Ibra. E aveva già avvisato anche i giocatori. Purtroppo, e lì arrivò alla mattina a Torino la telefonata dei Galliani, che disse ad Allegri: no, no, io voglio battere la Juve perché voglio far vedere alla Juve e a Barbara che noi siamo più forti. Quindi voglio battere la Juve in campionato, e poi c'era stato il gol di Montari, la tensione, eccetera, eccetera, e in Coppa Italia. E quindi Allegri alla mattina cambia la formazione, maglia titolare a Thiago, maglia titolare a Ibra. Risultato: Ibra, che pensava già di stare fuori, poi lo sappiamo com'è umorale, gli girano le palle, fa un primo tempo orribile e a fine primo tempo chiede il cambio. Thiago gioca tutta la partita in Milan, entra Maxi Lopez a posto di Ibra, fa pure gol e andiamo ai supplementari. E Ibra si fa male, scusami, Thiago si fa male, segna Vucic, il Milan esce dalla Coppa Italia. Quindi tutta questa roba qua non serve a niente perché il Milan va fuori dalla Coppa Italia. Thiago si fa male. C'era la Roma in campionato e poi il Barcellona. Con la Roma, gara importante perché Milan è a testa a testa con la Juve. Allegri forza Thiago. Thiago gioca, dopo 5 minuti esce e si fa male. Salta al Barcellona, Milan mette in difesa col Barça a San Siro Bonera, che fa una partita strepitosa. Milan fa 0-0 in casa col Barcellona di Messi. In difesa c'erano Antonini, Bonera, Nesta e non mi ricordo chi l'altro. E Abate forse. E però si rompe Ibra, si rompe Thiago da lì poi per tutte le partite decisive della stagione. Ibra aveva le balle in giostra, al ritorno poi pareggiamo a Catania, battiamo la Roma con gol di Ibra. Poi pareggiamo in casa col Barça, poi pareggiamo a Catania, la Juve si avvicina e poi usciamo dalla Champions col Barcellona. Ibra si incazza con Allegri, litigano e scende in campo con la Fiorentina 3 giorni dopo. Gioca malissimo Ibra, Milan perde in casa con la Fiorentina. E quella è la storia del campionato purtroppo vinto dalla Juve. Mbappé comprato a 180, non lo scambiano con CR7 sicuro. Paris Saint-Germain chiederà 300 milioni. Sì, ai Benasà, no, che lo scambino con CR7 sono sicuro che non accadrà, sicuro. Io ti dico come finisce secondo me. Allora, Mbappé scadenza 2022, quindi il Paris Saint-Germain lo deve vendere quest'anno e ha già anche dove lo vende. Io ti dico come sono le caselle secondo me. Secondo me, Mbappé al Real Madrid, Haaland al Barça, Messi al Paris Saint-Germain. Guardate se non va a finire così. Ma Raiola com'è come portiere a questo punto? Bella questa battuta. Tanto lo prenderanno a zero nel 2022. Chi? Lorenzo Licheri? Ah, Mbappé, no, ma va via prima. Te l'ho detto adesso, come va via prima. Ragazzi, verosimile, Aimé Nazane è d'accordo. Voi pensate nell'anno del Covid, diceva, bisogna stare attenti, non spendere, sono troppi, eccetera, eccetera. Tre movimenti che sono ognuno almeno 200 milioni tra ingaggi, cartellini. Messi no, perché va via zero se va via. Tra l'altro, Laporta è vero che aveva promesso che sarebbe rimasto Messi, però se va via Messi e porta Haaland, secondo me non gli dicono niente. E anche il Kun Agüero. Che squadra estera vedi come possibile interessata a Donnarumma? Guarda, se c'era Nedved, lui, cioè, per me, forse Neuer, però ultimamente ho visto fare anche a Neuer delle robe un po' così. Dopodiché, per me è più forte di tutti Donnarumma. Quindi potenzialmente tutti i club lo possono prendere. Navas, la mica più forte di Donnarumma, Navas del Paris Saint-Germain, per esempio, no? De Gea neanche per me. Chiama Pompilio, no, è troppo tardi, Pompilio questo dorme, lo facciamo dormire. Un saluto a Leon 0860. Eh sì, esatto, principe, esatto. Qualcuno deve arrivare, se non riscattiamo Morata di Dybala, ammesso che vada via. Se no lo perdi nel 2022, sì, forse ti riferivi a lui. Ciccio Caputo Scamacca, anche no, ma è enorme. Mamba Bonera al Milan, grande Danielino, è ancora al Milan tra l'altro. Secondo te chi si potrebbe prendere come ala destra? Io mi terrei stretto Saelemaekers e andrei Yallo a prendere altri giocatori in altre zone del campo, sinceramente. Se ce l'avete, segnatela, brava. Bravo, ma è enorme, pure io Haaland al Barça lo vedo a fare la fine di Ibra, ma dipende se c'è Messi o no. Se c'è Messi è molto facile.
Il Parigi gli darà 40 di ingaggio ammesso che vada. Esatto. È un Barça molto diverso da quello lì. Sì, infatti, sono d'accordo con te. Ragazzi, io direi no, Luke, non facciamo l'una. Siamo vicino a mezzanotte e mezza. Abbiamo detto tutto. Vi ricordo di iscrivervi sempre al mio canale YouTube se non l'avete ancora fatto. E stasera non si è abbonato nessuno. Molto grave. Molto grave, avete 3 minuti per abbonarvi. Non abbiamo fatto neanche il sondaggio stasera, un disastro. Siamo molto attivi, lo so che vi vedo molto attivi. Io dico Messi, Agüero, Barça, Haaland, Pogba, Real, pure Pogba. Paris Saint-Germain rinnova Mbappé. No, non penso che vada a finire così. Sì, facciamo tutto l'anno con Salamandra. No, ma prenderemo sicuramente un altro, però il titolare lo farei fare a Salamandra. Ti consiglio di guardare Saka dell'Arsenal, va bene. Martedì Paris Saint-Germain, Bayern, quella è anche. Poi Liverpool-Real sarà molto molto bella. Dai, allora facciamo così, ancora questa serra, principe, tutte le volte. Allora, facciamo una cosa. Tanto adesso abbiamo sta parlato di nomi fantasmagorici. Facciamo un sondaggio veloce. Chi preferireste voi nel Milan, tanto più o meno, o nella vostra squadra, non nel Milan, scusate, nella vostra squadra, chi preferireste voi tra Mbappé e Haaland? Votate, facciamo questo sondaggio così veloce. Chi preferireste nella vostra squadra? 1 Mbappé, 2 Haaland. Poi vi dico anche chi voterei io. Andry Bom, un'ultima domanda: quando ci liberiamo di Gazidis? Andry Bom, speriamo a giugno. Speriamo. Tra l'altro, poi non vi voglio rivelare nulla perché spiego anche una cosa importante, secondo me, nel video che uscirà sulle dimissioni di Gianluca D'Avanzo in questi giorni. Però quelli che ho sentito dire Gordon Singer entrerà nel CDA del Milan al posto di D'Avanzo. Ragazzi, ma Gordon Singer, ma secondo voi? Cioè, come puoi dire Mario Draghi entrerà nel CDA del Milan? Ma come si fa a pensare a una roba del genere? Se non andiamo in Champions sicuro, ma speriamo anche se andiamo. Votate nel form di Twitch. Vedo che fate tutti i voti anche di Maria. All'Inter, ma non dovete votare sul forum di Twitch, non qua. Principe, stai calmo, stai calmo, stai calmo. Ho capito che state votando tutti qua, ma non dovete votare qua, ma sul forum di Twitch. Io vi ricordo il prossimo appuntamento, intanto il sondaggio attivo, avete 1 minuto, votate nel box. Vi ricordo il prossimo appuntamento con la nostra live martedì sera alle ore 23. Pogba va via 0, secondo te dove? Secondo me non va via e rimane al Manchester United. Pogba già fatto, votate, avete 1 minuto di tempo, vediamo chi vince, chi vorreste nella vostra squadra ideale. Io vi dico subito, tanto anche se vi condiziono il voto, pazienza, io tra i due prendo sempre Kylian Mbappé. Questo è un giocatore che, a parte che è veloce, completo, destro, sinistro, dribbling, ho visto anche l'altra sera col Bayern ha fatto delle cose da perdere la testa. Questo ragazzi ha 22 anni, a parte che ha già vinto un mondiale, un fracco di campionati e a breve vincerà anche la Champions League. Guardate quanti gol ha fatto Mbappé a 22 anni. Cioè, questo è uno che rischia di arrivare ai numeri fantasmagorici di Messi e Ronaldo. E vi dico una cosa, sinceramente, fare gol in Ligue 1 secondo me è più difficile che farlo in Liga. Non so come la pensate voi, ma questo ha fatto una mitragliata di gol a 22 anni. Quindi io credo che alla fine la carriera di Mbappé sarà superiore a quella di Haaland. Allora, vedo che siete d'accordo nella maggior parte dei casi, 81% Mbappé, 19% Haaland, ma attenzione anche Haaland è molto molto forte, però è stato un plebiscito, la maggior parte ha votato Mbappé. Pallone d'oro se vince la Champions League? Sì, poi chi vince la Champions League ha sempre... Il mio sogno era romantico, se Milan avesse vinto l'Europa League avrebbe potuto dare un pallone d'oro a Ibra, un po' alla carriera, invece purtroppo non accadrà così. Mbappé è assurdo, secondo me sarà meglio di Cristiano Ronaldo, ma ci può stare sicuramente. Se c'era ancora il Condor, chissà che squadra saremmo, ma se arriva il Condor con anche una squadra, perché non è che il Condor era bravo perché era bravo lui, era bravo perché aveva, il Milan aveva una squadra, era un blocco granitico in campo e fuori dal campo, è questo che funzionava, è questo che nessuno capisce. Che il problema non è stata la cattiva gestione di Barbara e Galliani, è stato il fatto che erano uno contro l'altro e tu per fare le cose bene devi essere una squadra prima che in campo, fuori dal campo. Se il Belgio vince l'Europa, può vincere Lukaku il pallone d'oro? Sì, anche se a livello... Io quello che ho detto, ho spiegato con Donnarumma, è nel giudizio a livello internazionale,
Quello che pesa più di tutto nel giudizio sui giocatori è la Champions League. E Lukaku quest'anno, lui e l'Inter, in Champions League hanno fatto malissimo. Vincere il campionato nazionale non è rilevante per il pallone d'oro, per la valutazione dei giocatori, per gli ingaggi, eccetera, eccetera. Quello che sposta è la Champions League. E Lukaku in Champions League non fa niente. C'è passato proprio, di passaggio è stato. Raccontaci le dimissioni del Condor. Abbiamo un minuto di tempo ancora, non facciamo a tempo. Sono tutti bravi con i soldi di Berlusca, ma non bastano neanche i soldi, perché ti ho fatto vedere, caro mio Luke, che anche con i soldi, se hai la società che è divisa al suo interno ed è mal gestita, con i soldi non fai niente lo stesso. E potremmo fare mille esempi. O l'anno di Fassone Mirabelli, i soldi c'erano. Quanti c'erano? Ne ha spesi un sacco. Cosa ha fatto Milan? Ridere, perché hanno lavorato male. Lì erano uniti, ma non erano capaci. E anche quello è un'altra componente rilevante. Ragazzi, io direi che è stato bello, è stata una bellissima serata. Abbiamo parlato a lungo della vicenda di Ibrahimovic, ci siamo anche collegati con Luca Manelli che ci ha dato il punto di vista arbitrale. Io vi saluto e vi rimando all'appuntamento di martedì alle ore 23 con la nostra prossima live. Ciao 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 a tutti, ciao a tutti, buonanotte, ciao 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 ciao.